L'ecomostro di Sassano ha i mesi contati. È stato pubblicato infatti sull'albo pretorio comunale il bando per l'assegnazione dei lavori pubblici per il completamento della costruzione del nuovo municipio. Parte della struttura che sorge nel cuore del centro abitato, così come stabilito dall'amministrazione del sindaco Tommaso Pellegrino, sarà abbattuta. Il progetto prevede, oltre al ridimensionamento volumetrico di due piani della struttura, anche il completamento della parte esterna dell'edificio destinato a diventare nuova sede comunale. Le domande per la partecipazione al bando si potranno presentare fino alle ore 12 del 17 giugno. L'importo base d'appalto per la realizzazione dei lavori parte da 554.856 euro. L'amministrazione comunale, dopo la ricezione delle offerte, potrà dare il via ai lavori che dovranno completare quello che oggi viene definito da tutti un ecomostro. Abbiamo approvato in giunta, ha dichiarato il primo cittadino di Sassano, il nuovo progetto della nuova casa comunale per la cui approvazione è stato necessario un lungo lavoro burocratico. Presentiamo quindi, continua Pellegrino, il bando per un nuovo progetto perfettamente inserito nel contesto urbano, con il minore impatto ambientale possibile. È evidente che non potevamo procedere al totale abbattimento della struttura, nello stesso tempo però, ribadisce Pellegrino, non è stata mai condivisa la realizzazione di quest'opera in questo specifico contesto. L'ecomostro non è stato progettato dall'attuale amministrazione comunale, per niente entusiasta della struttura. L'opera incriminata è salita tra l'altro agli onori della cronaca anche grazie alla trasmissione di Canale 5 Striscia la Notizia. Ad effettuare il blitz nella struttura nel pieno centro del paese è stato Vittorio Brumotti, campione di bike trial, ovvero di pericolate acrobazie con la bicicletta. L'inviato di Striscia, in sella alla sua bici, ha mostrato il degrado della struttura che si sviluppa per sei piani. Quella di Striscia non è stata l'unica apparizione nazionale per l'ecomostro di Sassano, l'incompiuta casa comunale infatti è stata inserita tra le 320 opere pubbliche italiane della vergogna in un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano. Oltre ad essermi impegnato con Brumotti a Striscia la Notizia, concluso Pellegrino, io e la mia amministrazione avevamo assunto questo impegno con i cittadini di Sassano già in campagna elettorale.